differenza. Finora abbiamo visto 5 anni, 5 anni, le differenze, le prestazioni ottenibili. E vi dicevo una cosa molto importante, lo schema non è certo quello dal quale, lo schema utilizzato negli impianti reali non è quello dal quale siamo partiti e che ci è servito dal punto di vista didattico per meglio vedere alcune trasformazioni, per poter fare qualche calcolo in maniera più semplificata alla lavagna e quindi diciamo mantenere certe ipotesi anche nel ciclo reale. Per esempio abbiamo mantenuto l'ipotesi di fluido a composizione costante e a massa costante in tutto l'impianto. Questo ci ha aiutato nel fare alcuni calcoli senza chiaramente alterare i concetti, se no, non è che perdiamo tempo, che quello che abbiamo detto in realtà abbiamo scherzato, non vale. Quindi i concetti restano esattamente quelli che abbiamo rappresentato finora, però lo schema di impianto, come vi dicevo, è nel 99,99% dei casi è molto più semplice. Uno schema di questo genere è un impianto a circuito aperto, circuito non ciclo, e a combustione, a combustione interna, okay? E ieri abbiamo chiarito il significato di questo aggettivo interna, e se non ci sono dubbi non starei a ripeterlo. Se avete qualche perplessità, come al solito, parliamo prima di andare avanti. Quindi, prima di aggiungere altro, quindi qualche precisazione, vi volevo rasserenare, diciamo, un attimo, mi rendo conto che vedete cambiare un attimo lo scenario, insomma, che cosa intendo dire quando scriviamo le nostre relazioni e dicevo con lo riferendoci allo schema del circuito chiuso. E questo ci ha semplificato dei calcoli, ma non per questo diciamo le relazioni che abbiamo scritto non sono più valide. È chiaro che nel caso reale bisognerà stare attenti a come fargli questi calcoli, ammesso che ci sia richiesto di arrivare a delle stime di una certa precisione, che so, per i valori dei punti di quel ciclo, soprattutto per le prestazioni, cioè calcolare esattamente il lavoro utile specifico, calcolare esattamente un rendimento. La precisazione che volevo fare è appunto che quando scriviamo il lavoro utile come differenza tra il lavoro di espansione e il lavoro di compressione, insomma, nel ciclo reale spesso abbiamo fatto riferimento alle grandezze specifiche, cioè per unità di massa di fluido abbiamo detto il lavoro di espansione nel ciclo reale è rappresentato, vado veloce perché l'abbiamo scritta 50 volte, no? Queste cose, altrimenti come al solito mi fermate, il lavoro di espansione l'abbiamo indicato come la differenza di entalpia ingresso-uscita turbina, e il lavoro di compressione evidentemente il lavoro speso per la compressione è ancora una volta la differenza di entalpia fra uscita e ingresso del compressore. E chiaramente tutto questo erano per unità di massa del fluido, e quindi l'ipotesi di partenza era che la massa del fluido sia la stessa sia nel compressore sia nella turbina. In realtà quindi quando andremo a fare dei calcoli non potremo più, a rigore, se il calcolo deve essere preciso, non potremo più ragionare in termini di grandezze specifiche, ma appunto dobbiamo valutare tutto il lavoro speso in compressione, tutto il lavoro ottenuto in espansione, precisando appunto che la massa di fluido che evolve in turbina è diversa da quella che evolve nel compressore, perché appunto tipicamente nel compressore ci sarà
soltanto una portata, in realtà parlando di energie ci riferiamo alle masse, parlando di potenze chiaramente ci riferiamo alle portate. Diciamo, la portata che evolve nel compressore sarà una portata d'aria calcolata in base alle caratteristiche dell'impianto, in base all'obiettivo, come vi dicevo ieri, alla potenza sostanzialmente che si vorrà raggiungere. In camera di combustione chiaramente verrà, quindi diciamo la portata del compressore sarà pari alla portata d'aria elaborata dal nostro impianto. In camera di combustione si aggiungerà una certa quantità di combustibile, in che rapporto sta con l'aria ne parliamo più tardi, ok, però è chiaro che qualunque sia il rapporto è chiaro che ci sarà un contributo in massa da parte del combustibile introdotto. Nella turbina ci sarà una portata complessiva che sarà la somma della portata d'aria più quella del combustibile. Come ordine di grandezza vi anticipo che normalmente insomma, il rapporto fra la quantità di aria e la quantità di combustibile è abbastanza variabile per dei motivi proprio termodinamici che vedremo tra breve, ma diciamo in generale è sempre piuttosto elevato, insomma vale tranquillamente ordine di grandezza 50 a 1, cioè significa che per ogni 50 unità di massa d'aria in quella camera di combustione viene introdotta una unità di massa di combustibile. Come ordine di grandezza può essere anche 40 o 60 o 70 questo numero, quindi per dire, insomma, anche per farvi apprezzare subito l'errore che eventualmente si commettesse a considerare a massa costante il fluido, se noi prendessimo come riferimento la massa o la portata d'aria è come se, appunto, accettando questo ordine di grandezza è come se qui passano 50 unità di massa e qui 51. Se considerassimo costante la massa pari a 50, commetteremmo l'errore di 1 a fronte di 50, quindi insomma del 2%, un errore non particolarmente grande. Però per precisione questo è il concetto. L'altra cosa importante è anch'essa da non trascurare, che quando per esempio facevamo il passaggio, queste le consideravamo C con P, T con 3 meno T 4 primo, e qui C con P per T 2 primo meno T con 1, molte volte, soprattutto se scrivevamo un rendimento e quindi qui lo portavamo al denominatore, molte volte abbiamo semplificato questo C con P considerando esattamente lo stesso, quindi facevamo la doppia ipotesi prima di tutto del calore specifico costante sia con la pressione sia con la temperatura, per cui l'integrale Cp dt diventava semplicemente Cp delta T e quindi lo potevamo portare fuori, considerare una costante e semplificarlo nei nostri calcoli. L'altra semplificazione appunto era ritenere il fluido lo stesso fra compressore e turbina, sorvolando sulle differenze di range, di intervalli di temperatura operative fra compressore e turbina, pensavamo, insomma, indicavamo che questo calore specifico fosse lo stesso sia se ci riferivamo al fluido evolvente nella turbina sia in quello evolvente nel compressore. In realtà questa appunto è un'approssimazione abbastanza insomma l'errore anche in questo caso non è grandissimo, però i calori specifici sono abbastanza diversi nel momento in cui appunto ci si riferisce diciamo nel compressore, questo qui dovremmo scrivere C con P dell'aria, e mentre invece per la turbina questo qui sarà il C con P dei gas combusti, gas prodotti dalla reazione di combustione, che insomma è abbastanza diverso, insomma caso per caso poi si andrà a vedere
qual è la composizione di questi gas e quindi che tipo di differenza, però in generale questo è significativamente diverso rispetto a quello dell'aria. E quindi, come vedete, volendo passare a questo impianto, che è quello che nella realtà viene utilizzato, tutte queste cose ci avrebbero complicato un po' i casi, però si tratta semplicemente di metterci i numeri giusti, e chiaramente le relazioni che abbiamo studiato fino a ieri sono valide, non è che non sono più valide. Si tratta di appunto fare dei calcoli un po' più lunghi, un po' più corretti, indicando appunto le quantità giuste, sia per quanto riguarda le masse o le portate in gioco, sia per quanto riguarda le caratteristiche del fluido. E questo, ci tenevo a fare questa precisazione. Adesso provo a invece a ripetere la differenza profonda che c'è fra i due schemi, sia in termini proprio impiantistici, sia in termini di prestazione. Ieri l'abbiamo detto, l'ho detto un po' in fretta perché guardavo l'orologio, e ribadisco appunto che c'è una differenza profonda tra lo schema a combustione interna e lo schema a combustione esterna. Cominciamo dalla differenza più evidente, anche se forse non proprio la più importante. La differenza evidente è che per raggiungere, ammesso che ci in prima approssimazione ragioniamo a parità di T con 3, in prima approssimazione, perché poi vedremo fra un attimo che non si riesce a raggiungere la stessa T con 3 nei due casi, ma per il momento facciamo un'ipotesi di fissare una T con 3 non particolarmente elevata, 8-900 gradi centigradi per esempio. Raggiungere questa T con 3 con un impianto a combustione esterna, quindi a circuito chiuso di questo tipo, significa che qui questo elemento qui deve sovrintendere a una trasformazione di scambio termico fra un fluido caldo che è stato ottenuto sempre tramite la combustione di un combustibile da qualche parte, il fluido caldo così prodotto, quindi i cosiddetti prodotti della combustione che è avvenuta da qualche parte, dovranno cedere per scambio termico il proprio contenuto di energia termica al fluido di lavoro, il gas, che potrebbe essere uno qualunque. Non è detto a questo punto, se il circuito è chiuso, non è detto che debba essere per forza aria. Quindi il generico gas elaborato dal compressore riceve per scambio termico questo calore che da qualche altra parte è stato prodotto. Quindi questo, ribadisco il significato di combustione esterna, perché appunto il calore viene prodotto in altra sede rispetto al fluido di lavoro. Non è il fluido stesso di lavoro che ha partecipato alla combustione, ha ricevuto calore dall'esterno e poi seguirà il ciclo così come l'abbiamo studiato. Per raggiungere appunto una temperatura di un certo livello, come dicevo prima, queste condizioni, questo scambio fra due gas, non so se vi ricordate un po' di nozioni di trasmissione del calore, ma sapete che è il meno favorevole lo scambio termico fra gas e gas, no? Il più favorevole è quello con un fluido in passaggio di fase, oppure quello fra un liquido e un gas. All'ultimo posto in questa classifica della facilità con cui due fluidi scambiano calore c'è proprio quello fra un gas ed un altro gas, okay? E questo sarebbe il caso. Quindi questo che cosa significa? Che per ottenere temperature elevate con una certa efficienza dello scambiatore, le dimensioni, l'area della superficie di scambio è consistente in generale. È chiaro che è tutto un discorso di taglia dell'impianto, cioè di potenza in gioco, ovvero di portata, cioè di quanto fluido freddo o caldo devono passare all'interno di questo impianto. Diciamo, per le potenze dell'ordine dei megawatt di cui parliamo per questi impianti, le portate, anche se parliamo di qualche decina di megawatt, mentre invece ci sono anche
come sapete turbine, come vi ho accennato, turbine da centinaia di megawatt, chiaramente le portate in gioco sono di una certa rilevanza. Il risultato di tutta questa discussione è che questo elemento avrebbe delle dimensioni molto consistenti, soprattutto in relazione alle dimensioni del compressore e della turbina. Non sarebbero confrontabili, non so se rendere il compressore e la turbina avrebbero dimensioni tipo quelle di questa scrivania, mentre quello scambiatore avrebbe la dimensione, dipende dalle taglie in gioco, ma tipo quelle di quest'aula, tutta intera, anche più grande. Il tutto sarebbe più o meno raddoppiato dalla presenza dello scambiatore inferiore, quindi quella caratteristica di compattezza delle dimensioni di questi impianti verrebbe assolutamente a mancare, meno. Okay? Però questo non è neanche forse, questo è sicuramente l'aspetto più vistoso. Quello che, diciamo, questo schema chiaramente non funzionerebbe, non potrebbe essere adottato se l'applicazione, se il nostro utilizzatore fosse il sistema propulsivo di un aereo, chiaramente. Al limite questo sistema può andare bene in una centrale termoelettrica che sta da qualche parte e via lì, ma certamente come propulsore aeronautico questo schema non avrebbe alcun senso. E siccome vi ricordo appunto che la turbina a gas è nata e poi si è affermata principalmente partendo come propulsore aeronautico, poi con gli sviluppi, il progredire di quella tecnologia, poi è stata, dice, ma perché ci dobbiamo limitare al settore aeronautico, e è stata introdotta anche nelle centrali termoelettriche, anche come propulsore navale e via dicendo, ma sicuramente, diciamo, se questo fosse stato lo schema di partenza non ci sarebbe stata proprio la storia di questa evoluzione tecnologica, perché sicuramente come propulsore aeronautico questo schema a combustione esterna non avrebbe avuto senso. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, forse ancora più rilevante, perché incide profondamente sulle prestazioni dell'impianto, è quello che vi dicevo prima, cioè chiaramente tutto questo, questo discorso dello scambio termico fra gas e gas, oltre alla problematica delle dimensioni dello scambiatore, incide fortemente anche sui valori della temperatura massima raggiungibile, sempre con una questione di tecnologia dei materiali, questi delle sorte di tubazioni, no? Uno scambiatore è qualcosa in cui sicuramente ci sono delle tubazioni all'interno delle quali scorre uno dei due fluidi e all'esterno l'altro con il quale bisogna scambiare calore. E è chiaro che la temperatura massima che il fluido da riscaldare riesce a raggiungere per questa strada è limitata dalla tecnologia dei materiali con i quali vengono realizzati questi tubi, questi fasci tubieri che caratterizzano gli scambiatori, e di questo appunto vedremo, questo sarà un limite per gli impianti con turbina a vapore che studieremo prossimamente, appena completiamo il discorso sugli impianti con turbina a gas, studieremo quelli con turbina a vapore e vedremo come è proprio questo, cioè gli impianti con turbina a vapore soffrono di un limite, di una temperatura massima di ammissione in turbina limitata ormai da decenni e non si supera quella, nonostante ci sarebbero evidenti vantaggi termodinamici, però quella temperatura ha un limite diciamo invalicabile, rappresentato dal fatto che lì necessariamente l'impianto a vapore deve essere a combustione esterna, perché chiaramente l'acqua o il vapore non può partecipare direttamente al processo di combustione. Parlando appunto invece di gas, come dicevamo, nello schema a circuito aperto, ovvero a combustione interna, se il fluido di lavoro, quindi il fluido elaborato dal compressore, è aria, l'idea è quella
di fare avvenire, di sfruttare l'aria in uscita dal compressore, quindi nelle condizioni del punto 2, come uno dei due reagenti della reazione di combustione. Quindi diciamo l'ossigeno contenuto nell'aria rappresenta l'ossidante per il combustibile che viene appunto aggiunto in questa parte dell'impianto, in camera di combustione. Avviene la reazione di combustione, si formano dei prodotti dei quali andremo a parlare, li abbiamo un attimo accennati ieri, un po' intuite, ma ne parleremo con più calma tra qualche minuto. Si formano i prodotti della combustione, che è una reazione fortemente esotermica, e quindi esotermica significa che i reagenti partono da una certa temperatura, i prodotti si formano a una temperatura molto più elevata. E quindi in questa maniera i prodotti della combustione, cosiddetti gas combusti, quindi una miscela di gas diversi, quelli che intendevo rappresentare con questo termine, ad elevata temperatura, una temperatura che si raggiunge chiaramente controllandola, come verrà controllata, anche di questo parleremo più tardi, diciamo, questa temperatura è molto meno vincolata, molto meno limitata dalle esigenze legate alla tecnologia dello scambiatore che c'era nel caso precedente, perché qui non deve avvenire nessuno scambio termico, sono direttamente i prodotti della combustione che, così come si formano, vanno a lavorare, cioè vanno ad espandere all'interno della tubina. Chiaramente un limite ci sarà, ne abbiamo già parlato l'altro giorno, un limite, cioè questa temperatura non può essere esattamente la temperatura di una combustione cosiddetta stechiometrica, tra poco spiegheremo che significa stechiometrica, perché sarebbe troppo elevata poi per i materiali in cui sono costituiti i primi elementi della turbina, abbiamo detto. Anche quelle sono gli organi, soprattutto gli organi mobili, la parte mobile della turbina, è chiaramente soggetta a degli stress meccanici già significativi. A questo si aggiunge lo stress termico derivante dall'impatto di questi gas combusti ad alta temperatura, chiaramente c'è un limite, non possono arrivarci a 2000 gradi centigradi. Come vi dicevo, a seconda della tecnologia, dei materiali con i quali vengono realizzati questi elementi, i primi, perché poi piano piano si raffredda evidentemente, quindi i primi elementi di questa turbina devono essere realizzati in materiali particolari, e a seconda appunto di quanto sia sofisticata la tecnologia della turbina, dicevamo ieri, ci sono turbine a gas che accettano in ingresso gas con temperature superiori ai 1400, anche ai 1500 gradi centigradi, quindi parliamo di 1700-1800 Kelvin, temperature elevatissime, diciamo circa doppie rispetto a quelle che si potrebbero immaginare, anzi qualcosa in più del doppio rispetto a quelle che si potrebbero immaginare accettabili, al limite accettabili per un impianto a circuito chiuso, ovvero a combustione esterna. Se facciamo, tiriamo un attimo le somme, ieri abbiamo visto, ve li ricordate, ce li abbiamo qui a portata di mano, riprendiamo, vediamo, avete visto l'influenza forte del valore della temperatura massima della T con 3 sulle due prestazioni principali del ciclo, cioè sia sul lavoro utile specifico sia sul rendimento globale del ciclo. Quindi passare da temperature dell'ordine di 7-800 gradi centigradi massime di 3, 7-800 a temperature dell'ordine dei 1300, 1400, 1500 gradi centigradi significa migliorare in maniera molto vistosa, molto significativa le prestazioni principali dell'impianto. Unite al discorso sulla compattezza, come dicevo, questa camera di combustione mediamente, adesso diamo qualche immagine, è anche
in proporzione anche un po' più piccola del compressore o della turbina, e quindi mediamente, come vi dicevo, questo schema ha consentito di realizzare l'impianto motore primo con il più alto rapporto fra la potenza che è in grado di erogare e il volume complessivamente occupato dall'impianto. È l'impianto più compatto insomma, fra in tutto il panorama della generazione energia meccanica, è quello più compatto, con una, quella che si chiama densità di potenza più elevata di tutte. E come vi dicevo, con un po' di attenzione e anche con delle ottime prestazioni in termini di lavoro ottenuto e rendimento. Ok? A questo punto proviamo a guardare qualche ma qual è che mi piace. Ecco qua, allora ancora in fase diciamo così introduttiva, poi chiaramente ripeto, l'idea è quella di studiare questi impianti come dei sistemi, appunto con delle scatole con vari componenti, in cui andiamo a vedere la termodinamica relativa a questi impianti, cioè andiamo a vedere come le condizioni termodinamiche in ingresso e in uscita di quei componenti determinano l'andamento di un ciclo termodinamico e quindi delle prestazioni ottenibili. Fra un po' torneremo su questi argomenti per andare a vedere appunto all'interno di quei trapezi, per esempio, che rappresentano il compressore e la turbina, che cosa c'è e come materialmente come funzionano quelle macchine. Però per il momento, per non lasciare troppo nel vago tutte le cose che abbiamo detto finora, giusto una visione di insieme di una tipica turbina a gas, impianto motore con turbina a gas, penso sia utile. Tanto per darvi un'idea, tutti questi elementi che partono da qui e arrivano fino a qua, non so cosa riuscite a vedere, dove vedete c'è questa selva di palette, queste che vedete sono delle pale, si chiamano proprio così, montate su delle corone, le quali a loro volta sono solidali con un albero di cui si vede la traccia qui, che è un unico albero, immaginate questo, un unico albero sul quale sono calettati questi dischi, evidentemente quindi rotanti, sulla cui superficie esterna sono saldate, sostanzialmente saldate queste pale, perché, ripeto, ne parleremo con calma abbondantemente tra un po', tra alcune settimane, perché appunto in questo modo, diciamo, qui c'è una parte che non si vede, cioè fra una fila e l'altra di pale ce n'è un'ulteriore fila di pale fisse, di pale che non si muovono, che hanno un'altra funzione. Chiaramente lo scambio di lavoro tra fluido e macchina, non so, il compressore, lo sapete, è la macchina che deve cedere energia al fluido. Questo scambio di lavoro chiaramente può avvenire soltanto nella parte mobile, c'è un lavoro se qualcosa si muove, laddove non si muove niente non c'è lavoro scambiato. Ok, quindi queste parti mobili che vedete qui, quindi che vanno da qui a qui, però adesso volevo solo dare un quadro insieme, rappresentano il compressore del nostro impianto, un particolare tipo di compressore lo definiremo, ripeto, con calma, quello è un compressore dinamico, assiale, perché il fluido si muove nel senso, prevalentemente nel senso dell'asse della macchina, quindi questo si chiama compressore assiale, ok? E appunto, diciamo,
ritorniamo al nostro schema, che cosa fa? Da questa parte praticamente preleva il fluido, l'aria, nelle condizioni evidentemente dell'ambiente. Dove lo mettiamo questo impianto? Lo mettiamo in questa stanza, quindi da qui entrerà l'aria, quel punto 1 del nostro ciclo rappresenta le condizioni fisiche dell'aria contenute in questa stanza. Se questa impianto lo installiamo all'interno di questa stanza, passando attraverso questi vari rotori, ok, arrivando qui alla fine, in pratica il fluido raggiunge le condizioni fisiche del punto 2 del nostro ciclo, che ci avete presente senza che lo andiamo a rivedere. Quindi un po' alla volta, diciamo, riceve energia, non la riceve energia così tutta in un solo passaggio, deve essere graduale per dei motivi che vedremo, e riceve energia fino a raggiungere quella pressione assegnata. Insomma, evidentemente il numero di questi elementi deriva dalla scelta che è stata effettuata dal progettista per il valore del beta, per il valore del rapporto di compressione, che vi ricordate dalla discussione che abbiamo fatto nei giorni scorsi. Il progettista ha scelto che quell'impianto fatto in quel modo, insomma, è bene che abbia un rapporto di compressione beta pari a un certo valore, ok? Quindi, date le condizioni di ingresso, quindi tipicamente nell'esempio, ritorniamo all'esempio che abbiamo appena fatto, quindi diciamo grosso modo la pressione atmosferica, diciamo, quindi assegnato il beta, viene immediatamente fuori il valore della pressione massima del ciclo, quella P con 2 che abbiamo disegnato tante volte. Questa pressione viene appunto raggiunta qui all'uscita. Quelle condizioni di uscita da quel trapezio sono quelle che si del nostro impianto schematico che abbiamo visto tante volte alla lavagna, sono rappresentate appunto dalla uscita da quest'ultimo elemento, l'ultimo rotore, poi ci sarà un'ultima fila di pale fisse, finalmente diciamo l'aria, lo possiamo dire, chiamiamola col suo nome, l'aria lascia il compressore, attraversa questa altra scatola, vagamente, diciamo, quindi questa sorta di cilindro, forse dal disegno non si apprezza, però tutto intorno qui ci sono il concetto, ripeto, adesso lo descriviamo sommariamente, poi avremo tempo e modo di parlarne più in dettaglio. Mi premeva darvi un'idea di insieme, passare da quei trapezi, da quelle scatoline, a qualcosa di più concreto, diciamo. All'interno di questa scatola evidentemente ci sono dei condotti, non si riesco tanto a vedere, insomma dei piccoli condotti che sostanzialmente hanno la funzione di introdurre il combustibile. Insomma, da qualche parte questi condotti sono collegati a dei serbatoi che qui non si vedono, che prelevano il combustibile, con alcune modalità lo introducono all'interno di questa camera. Viene attivata con altre modalità di cui anche parleremo con più calma, viene attivata la reazione di combustione. Abbiamo i due reagenti della reazione: l'aria nelle condizioni del punto 2, il combustibile, viene fornita quella che si chiamerà energia di attivazione, ne parliamo tra un po', per innescare, per far partire la reazione di combustione, si producono i prodotti, scusate il gioco di parole, ma così si chiamano. A seguito della reazione l'aria e il combustibile utilizzato si trasformano in alcuni prodotti, sostanzialmente biossido di carbonio, l'anidride carbonica, la CO2, e acqua in forma vapore, H2O in forma vapore. Questi sono i principali prodotti. Ci sarà anche altro, poi ne parliamo. Quindi è una miscela di gas, di CO2, di H2O vapore,
di azoto, perché l'azoto contenuto nell'aria non ha partecipato alla reazione, non, nel senso che non reagisce, è un inerte, lo vedremo anche questo tra breve. Quindi nell'aria, come sapete, c'è circa quattro parti di azoto per ogni parte di ossigeno, e l'ossigeno reagisce con il combustibile e quindi lo trasforma in CO2 ed H2O vapore, e l'azoto, così come stava fra i reagenti, così ce lo ritroviamo fra i prodotti. Quindi diciamo è sicuramente una, adesso non ci interessa questo dettaglio, diciamo è una miscela di diversi gas, quindi qualcosa di profondamente diverso dal punto di vista della composizione chimica dall'aria che era entrata nel compressore. Quindi, come vi dicevo, è chiaro che il calore specifico di questa miscela di gas ad alta temperatura, per forza di cose, sarà diverso dal calore specifico di aria a temperatura ambiente, almeno quando entra all'interno del compressore stesso. Questi gas sono quelli che hanno raggiunto appunto il massimo livello energetico del nostro ciclo, quello che è il classico punto 3 del nostro ciclo, quindi alla pressione P2 uguale a P3 e alla temperatura T3 che hanno raggiunto grazie a questa reazione di combustione, entrano in quest'altro trapezio della nostra rappresentazione schematica, che è la turbina vera e propria, cioè la macchina motrice, quella che deve trasformare questa energia entalpica del gas. Quindi il gas qui raggiunge l'entalpia H3 e deve appunto, attraversando quest'altra selva di pale, che sono quelle della turbina assiale che qui viene rappresentata, dovrà appunto trasformare il proprio contenuto di energia entalpica in energia meccanica, che appunto significa mettere in rotazione, far girare i rotori di questa turbina e quindi diciamo rendere su quest'albero disponibile un'energia meccanica, quel lavoro di cui abbiamo parlato tante volte. E come vedete, queste sono coassiali, sia la turbina sia il compressore si trovano fisicamente sullo stesso albero. Vi ricordate quel disegno che tante volte vi ho detto, non trascuriamo di segnare l'albero, perché appunto che unisce compressore e turbina, proprio perché dietro quei due segmenti che schematizzano, diciamo, nella rappresentazione grafica l'albero della macchina, c'è dietro il concetto di, è un promemoria, è un richiamo di attenzione, guarda che appunto dalla turbina, a seguito dell'espansione, tu ottieni una certa quantità di lavoro, il lavoro di espansione, però non ti dimenticare che una bella fetta di questo lavoro, all'incirca un 60%, bisognerà trasmetterlo al compressore per il suo funzionamento. Ok? E questo. Quindi il discorso qui, diciamo, ripeto, per il momento la cosa importante sarebbe andare a dire che succede qua dentro e che succede qua dentro, e lo faremo fra qualche settimana, però appunto mi premeva darvi questa visione d'insieme in cui voi appunto potete vedere che, diciamo, la compattezza di questa è una turbina da una trentina di megawatt, ok? E qui non ci sono riferimenti, ma diciamo questa lunghezza da qui a qui è dell'ordine dei 3 metri, il diametro di questa bocca, si chiama così, di aspirazione, dell'ordine del metro. Ok? Quindi, come vi dicevo, la macchina dà una trentina di megawatt, che
può stare tranquillamente in metà, considerando gli accessori, diciamo in metà di quest'aula, perché non esiste altro impianto per la produzione di energia meccanica che riesca a fare una simile potenza con un ingombro così contenuto. Ok? Abbiamo visto prima, sono questo per darvi un'idea delle dimensioni, e queste sono quelle pale di cui vi parlavo del compressore. Questo per esempio è questo che vedete qui davanti, è il primo elemento di tutti quei rotori che costituiscono il compressore assiale, okay? Quindi questo elemento ha il compito di risucchiare, di aspirare l'aria dall'esterno, convogliarlo all'interno di quella selva di pale che abbiamo visto prima e, diciamo, in direzione assiale, nella direzione dell'asse di questa macchina, troverà tutti gli altri elementi che contribuiranno ad incrementare progressivamente la pressione. Ci sarà poi la camera di combustione, avverrà la reazione e i gas che si producono andranno ad alimentare la turbina vera e propria e dopodiché, vabbè, se questo è un propulsore, come rappresentato in questa un propulsore aeronautico, diciamo i gas all'uscita della turbina serviranno a produrre la spinta per la propulsione. Viceversa, se questo impianto con turbina a gas servirà per produrre energia elettrica, l'espansione in turbina proseguirà in modo tale da ottenere un lavoro utile maggiore di zero disponibile su quell'albero, in modo da trasferirlo all'utilizzatore. L'utilizzatore in quel caso sarebbe l'alternatore, cioè quello che genera l'energia elettrica. Ok? Questo è un altro schema, insomma, simile. Qui i colori stanno ad indicare appunto che aria a una certa temperatura che crescerà, sì, per effetto della compressione, ma fino a un certo punto la colorazione rossa sta a indicare che questi elementi qua invece sono interessati dai prodotti della combustione che si trovano alla massima temperatura del ciclo. Qui si comincia a intravedere qualcuna di queste tubazioni, queste sono quelle che appunto prelevano il combustibile dai serbatoi e lo portano all'interno di questa camera di combustione. Quello che vi dicevo prima, come vedete, questa camera di combustione è estremamente compatta, diciamo dimensioni confrontabili con quelle sia del compressore sia della turbina, quindi sempre in quello schema di massima che vi avevo rappresentato prima. Se questa lunghezza qui è dell'ordine di qualche metro e altrettanto il diametro di questa bocca di aspirazione, vi rendete conto delle dimensioni, della compattezza di questa camera di combustione. Invece, quello che vi dicevo all'inizio, se qui avessimo voluto realizzare questo impianto a combustione esterna, tramite quindi invece di una camera di combustione lo scambiatore di calore che abbiamo visto nello schema, io ho qualche difficoltà ad andare avanti e indietro perché c'è una diapositiva che non viene letta, quindi, però penso che ci siamo capiti. Quindi volendo utilizzare lo schema a circuito chiuso, ovvero a combustione esterna, avremmo dovuto sostituire questa camera di combustione con quello scambiatore superiore che per queste potenze, come dicevo, a parte che non ci consentirebbe di raggiungere le temperature tipo 3 oggi usuali per queste macchine, ma ci consentirebbe di raggiungere temperature molto più basse, ma avrebbe, come vi dicevo, le dimensioni
ma grosso modo di quest'aula, insomma, non solo lo scambiatore superiore, quindi vedete proprio un appendice che, diciamo, stona a confronto degli altri componenti. Va bene, sì, vabbè, queste le abbiamo viste. Curiosità, domande, perplessità, dubbi su queste cose? Certo. Come viene avviata? Come viene avviata la macchina? Sì, va bene. Ci sono diverse tecniche, dipende principalmente dalla taglia dell'impianto, cioè se stiamo parlando di una piccola turbina a gas, potenza dell'ordine dei kilowatt, o di una grossa potenza. Di solito, un po' come avviene pure nelle automobili, chiaramente per l'avviamento c'è bisogno di un motore ausiliario, insomma qualcosa dall'esterno. Ovviamente quei motori aeronautici, così viene collegato un compressore esterno che mette, che quindi di suo già è in grado di funzionare perché preleva energia magari elettrica da qualche parte e aziona a sua volta il compressore dell'impianto. Per turbine più piccole un motore d'avviamento, un motore elettrico, così come quello che sta sui i motori delle automobili. Sì, in generale questi sono i due sistemi principalmente simili. Ma tra una turbina di un aerolinea e una di un caccia c'è differenza? E dipende da che cosa si chiede, diciamo, noi, cioè il funzionamento è identico? Sì. Ripeto, bisogna vedere cosa si chiede, appunto quello un po' che ho cercato di raccontarvi anche ieri, cioè il progettista deve sapere quali saranno le caratteristiche, quindi sicuramente deve conoscere la potenza che si vuole raggiungere, che come la vedo potrebbe essere confrontabile quella fra un caccia e quella di un aereo di linea, perché avranno esigenze diverse, ma a livello di potenza, insomma, uno magari la utilizzerà per trasportare grosso carico, insomma tanti passeggeri, eccetera, l'altro la utilizzerà per raggiungere velocità più elevate, eccetera. E quindi, diciamo, comunque sicuramente il primo punto, il primo dato di progetto, come dire, rimane sempre la potenza. In più possiamo aggiungere quelle considerazioni che facevamo nei giorni scorsi, nel senso che probabilmente in un caccia, diciamo, non lo so, sto andando un po' a braccio, ma forse, diciamo, l'aspetto rendimento e quindi contenimento del consumo potrebbe essere non una scelta prioritaria, diciamo. Magari è più importante che le dimensioni di questi motori siano piccole per consentire agilità, manovrabilità e cose di questo genere. Però anche in campo militare, insomma, se uno volesse approfondire, anche in campo militare poi c'è l'esigenza di avere una certa, un certo raggio d'azione, e quindi se, come al solito, raggio d'azione significa più voglio che cresca questo raggio, più devo portarmi dietro dei serbatoi sempre più grandi, e quindi, insomma, caso per caso chiaramente bisognerà. Appunto, la cosa più importante, se dovete progettare il motore di un caccia o se dovete progettare
una pompa per tirare su l'acqua da un pozzo. La cosa importante è ricordare sempre questa, cioè dovete capire bene quale sarà l'uso reale dell'oggetto che andate a progettare, cioè quali esigenze deve soddisfare, insomma, quali sono le priorità per chi vi sta chiedendo quel progetto. Sarà appunto quello di un aereo veloce, in grado di coprire brevi distanze ma in tempi molto brevi, oppure un aereo che invece per quell'applicazione deve essere in grado di volare per 10.000 km senza fare rifornimento, e questo chiaramente condizionerà il vostro progetto, non so se e così anche se dovete banalmente vedere, scegliere, non dico progettare, scegliere una pompa da inserire in un impianto per innaffiare le piante. Ok? Va bene, allora qui possiamo anche spegnere perché dobbiamo scrivere noi. Disposizione, vorrei concentrare la lezione di stamattina un po' di nozioni di base, quindi diciamo apriamo una parentesi che sempre mentre stiamo studiando ancora, abbiamo quasi completato lo studio degli impianti motori con turbina a gas, ci resterà poco, insomma, un'oretta e chiuderemo, però prima di fare questa oretta certamente la settimana prossima, a conclusione della panoramica sugli impianti motori con turbina a gas, ancora una volta li utilizziamo come esempio per puntualizzare, per mettere a fuoco alcune nozioni importanti che ci servono, che costituiscono le basi per gli argomenti che andiamo a trattare. In questo momento quindi abbiamo introdotto gli impianti, quindi abbiamo visto, abbiamo detto che gli impianti a circuito aperto, quindi a combustione interna, sono quelli di gran lunga più elevati. Ah, dimenticavo di dire una cosa importante a questo, quindi è evidente i vantaggi dell'impianto a combustione interna, quindi a circuito aperto, ve li ho ripetuti fino a poco fa, sono molto evidenti, sono tanti, sono molto importanti, e quindi diciamo non c'è partita, come dicevo, il 99,9% di tutti gli impianti con turbina a gas del mondo, per qualunque applicazione, sicuramente per motori aeronautici, ma anche nella generazione dell'energia elettrica, seguono questo schema a circuito aperto. Diciamo l'unico punto minimo a sfavore di questi impianti, di questo tipo di schema, è che il combustibile che deve essere adoperato deve essere di un certo pregio, perché i prodotti della combustione che abbiamo detto, quindi il concetto di combustione interna è proprio questo, che i prodotti della combustione sono gli stessi che andranno a lavorare, come diciamo di solito, quindi ad espandere all'interno della turbina, cioè sono quelli che andranno a impattare su quella selva di palette che abbiamo visto poco fa. È ad alta temperatura, quelle pale stanno montate su quei rotori che girano a velocità dell'ordine di alcune migliaia di giri al minuto, e quindi sono parecchio sollecitate. In tutto ciò bisogna evitare che ci siano
scorie di combustione, particelle solide che in alcune combustioni rappresentano, diciamo, un sottoprodotto della reazione di combustione, ma che chiaramente devono essere assenti se i gas che vengono fuori da questa combustione devono appunto andare a lavorare all'interno di una turbina vera e propria, perché sparati ad alta pressione, ad alta velocità, anche se particelle parliamo hanno dimensioni dell'ordine dei micron tipicamente, però in numero consistente, in maniera continuata, continuativa, sparati sulle palette di quella turbina, porterebbero alla distruzione di queste palette. Insomma, è un fenomeno di erosione superficiale delle pale di questa turbina. Vi posso assicurare che in quelle condizioni, nel giro di alcune ore di funzionamento, andrebbero in pratica a distruggere l'aereo. Quindi questo vuol dire che il combustibile utilizzato non deve dare origine a queste particelle solide, almeno entro un certo, una certa soglia, insomma non superare un certo livello. Quindi significa che il combustibile da utilizzare deve essere di un certo pregio. Non a caso diciamo che il combustibile che meglio si adatta a queste caratteristiche è il gas naturale, il cosiddetto gas naturale, che diciamo, è prevalentemente metano. E non è un caso, se andaste a studiare un po' l'evoluzione di questa turbina a gas e la sua diffusione nel mondo, trovate una correlazione, un parallelismo fra lo sviluppo, diciamo, l'utilizzo che è andato crescendo negli ultimi decenni del gas naturale rispetto al petrolio, con lo sviluppo, la diffusione di questi impianti con turbine a gas nel mondo. Nel senso che quando è stato reso disponibile in misura massiccia il gas naturale, diciamo, tutto il mondo della produzione di energia ha guardato a questi impianti con turbine a gas con maggiore interesse, perché aveva a disposizione, diciamo, il miglior combustibile possibile. È chiaro che per quanto riguarda la propulsione aeronautica il gas naturale non va bene perché non può essere un gas, deve essere un liquido per questioni di volume specifico o di densità, come preferite, e quindi combustibile aeronautico è liquido ed è un combustibile appunto che però comunque deve avere alcune caratteristiche qualità per evitare la formazione di queste particelle. In parole povere, quindi, non come propulsore, ma se la volessimo vedere come impiegata in una centrale termoelettrica, sicuramente una centrale termoelettrica con la turbina a gas non può andare a carbone, tanto per dire. Se un paese ha necessità, per questioni di economia, di politica economica e energetica, ha necessità di alimentare le proprie centrali termoelettriche a carbone, non può scegliere le turbine a gas, deve scegliere altri tipi di impianti motori termici. Appunto, diciamo, questo rappresenta il vantaggio della combustione esterna, perché tipo quella degli impianti a vapore, perché appunto con la combustione esterna il fluido che ha partecipato alla reazione di combustione non sarà lo stesso che andrà ad evolvere in turbina, e quindi io posso bruciare qualsiasi schifezza. Quello che ottengo non mi importa, perché poi semplicemente questi prodotti della combustione, tutto quello che dovranno fare è cedere il proprio calore al fluido di lavoro vero e proprio. Si sporcheranno gli scambiatori, si sporcheranno, si intaseranno dei filtri, eccetera, però certamente non andranno a distruggere la turbina. Quindi questo è chiaramente, va da sé, anche nel caso che la reazione invece fosse una reazione chimica di combustione, fosse una reazione
nucleare, è evidente che dovremmo per forza rivolgerci a un circuito chiuso e quindi ad una combustione, chiamiamola così, esterna. Ok, ci vogliamo fermare qualche minuto e poi...